Tracce di stivali sull'asfalto, stringimi con gli occhi blu cobalto e mi perdo sulle tue lentiggini ancora un'altra volta. E credo che sia la mia forza. Credo che Rancitelli, sotto questo velo, diciamo un po' da film quasi, nasconda tante belle persone. Ho scoperto in quel quartiere e nella mia città cose che andavo cercando in altre città come Roma, Milano, quando viaggi per la musica. Invece ho scoperto che si possono fare tante cose nella propria città se fatte come devono essere fatte, e di questo sono contentissimo. Si presenta così Patrizio Santo, giovane e talentuoso cantautore pescarese cresciuto nel quartiere di Rancitelli e da lì capace, attraverso la grande passione per la musica, di farsi conoscere nel vasto mondo della rete con oltre 50.000 follower sui suoi profili social. Preferisco, diciamo, con l'andare degli anni, preferisco la carriera da cantautore, scrivere. Ho iniziato, diciamo, anche a scrivere non solo per me ma anche per altri. Appunto, diciamo che il mondo del cantautore mi piace tantissimo. Credo che poi, se una cosa è fatta come deve essere fatta, arrivi. Per me l'importante è che, diciamo, il pubblico apprezzi quello che ho da dire, che scrivo. Diciamo che la mia felicità è tutta in questa cosa. L'amore che ti sfiora è la sua nuova canzone, che sta già imperversando su tutte le piattaforme digitali. Ha un primo album all'attivo, ma sta scrivendo altre canzoni per un nuovo album che uscirà presto. Racconto di cose che mi sono successe durante la vita, diciamo, sguardi che cerchi in mezzo alla gente. Questo per me è l'amore che ti sfiora, un po' quello che ti succede, non dal punto di vista proprio materiale, che ti tocca, ma che ti sfiora anche con un semplice sguardo. Tra le sue collaborazioni, oltre ad aver scritto anche canzoni per altri, quella con il regista pescarese Walter Nanni, che ha voluto fortemente affidare la colonna sonora del suo docufilm Il Confine, girato proprio nel quartiere di Rancitelli, a Patrizio. Ma è stata un'esperienza bellissima, perché io poi cerco di non essere timido, ma poi lo sono un tipo timido, nostalgico. Invece, diciamo che con Walter ho capito che anche nel mio quartiere, dove ho fatto pochissime cose, un po' forse per scelta, mi sono ritrovato benissimo, mi ha fatto scoprire tante cose. Poi è un grandissimo regista, una persona che, diciamo, ti fa sentire a tuo agio, ha un bellissimo team di lavoro. Infatti voglio lavorare ancora a tantissime cose con lui, perché mi sono trovato bene, ho iniziato a volergli bene, spero anche lui a me, ma sono contento di far parte di questo confine, che poi sento mio, proprio perché è stato fatto nel quartiere Rancitelli. L'amore che ti sfiora è scaricabile su tutte le piattaforme, immaginiamo. Sì, è possibile sentirle su Spotify, anche su YouTube, su tutte le piattaforme digitali. Spero che apprezzeranno questo brano, come anche gli altri che ho scritto. Ne approfitto per dire che l'anno scorso è uscito il mio disco, che ha tantissime tracce. Spero che piacciano sia quelle vecchie, quelle nuove, anche le prossime, dai.